Buongiorno a tutti, siamo a Curtarolo in provincia di Padova per raccontarvi la demolizione e la ricostruzione del ponte Brenta Vecchio, appunto sul fiume Brenta. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale per darci supporto, ma soprattutto per non perdervi nessun video. E adesso andiamo a cominciare! Il ponte Brenta Vecchio, che permette alla statale 47 della Val Sugana di scavalcare il fiume Brenta nei pressi di Curtarolo, è una sorta di collage. Le pile realizzate alla fine dell'Ottocento in origine sostenevano un impalcato in ferro distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre l'attuale impalcato è stato ricostruito completamente in opera in calcestruzzo armato nell'immediato dopoguerra. Questo impalcato sta mostrando dei segni importanti di cedimento, non per la quantità di ferro presente, perché ce n'è davvero tanto, ma piuttosto per la qualità del calcestruzzo, che si è rivelato molto friabile. Per questo motivo la Regione Veneto ha deciso di demolire questo impalcato in regime di massima urgenza per sostituirlo con un impalcato in acciaio Corten. L'impresa che si è assunta l'onore ma anche l'onere di completare un lavoro così impegnativo in così poco tempo è la società cooperativa Costruire, che ovviamente per quanto riguarda le operazioni di demolizione con esplosivo si avvale dell'expertise e delle capacità dei nostri amici della Nitrex, che sono qui per far saltare il ponte con la dinamite. Siamo arrivati al giorno che precede lo sparo, sono i giorni del caricamento e in questo caso il caricamento è molto complesso. Per ridurre i vincoli della struttura la soletta è stata completamente demolita, quindi le travi sono completamente esposte e i tecnici della Nitrex a questo punto si trovano a caricare l'esplosivo sulle travi camminando praticamente ad un passo dal vuoto. Ovviamente è stato predisposto tutto un sistema di linee vita per garantire la loro sicurezza. Comunque, nonostante le imbracature, nonostante le linee vita, non è un lavoro semplice. L'altezza c'è, sono una quindicina di metri, l'acqua che scorre sotto, che potrebbe sembrare a prima vista una sicurezza, in realtà crea anche un effetto ottico che fa sì che l'equilibrio risulti ancora più precario e quindi tutto questo, unito al caldo di questi giorni, fa sì che questo lavoro di caricamento è veramente, veramente faticoso. Li ho visti scendere un paio di volte ed erano provati. E quindi questa mattina hanno fatto diverse pause, diversi momenti in cui si sono riposati, si sono rifocillati, perché per lavorare là sopra bisogna essere sempre ben idratati al massimo delle proprie capacità. Eric è appena sceso dal ponte. Buongiorno a tutti. L'avete visto forse nel video di Carona, era uno di quelli che si arrampicava in quota sul masso che poi è stato fatto saltare. È appena sceso dal ponte e mi ha detto che non è stata un'operazione semplice, caldo, altezza, difficoltà di camminare in bilico sulle travi. E quindi com'è stata sta cosa, questa operazione? È stata tosta, veramente tosta. Soprattutto perché è tutta questione di altezza, più alto sei e peggio è. Poi mi diceva, anche Nicolai mi diceva, che l'acqua che passa sotto dà un effetto un po' disturbante. È un effetto ottico, quando magari sembra, quando c'è la terra sotto è una cosa, quando vedi l'acqua sotto non so perché, ma è una cosa psicologica che proprio ti disorienta un po'. Sì, esatto. Senza caldo sarebbe stato tutto più semplice, però purtroppo... Purtroppo è il primo di luglio e quindi ti tocca lavorare con questo caldo. Quindi poi domattina sparo. Come sapete, il tema della sicurezza sul lavoro è un tema molto caldo, quindi vale la pena spendere due parole in più su questo sistema di sicurezza che è stato approntato qui a Curtarolo. Ora, camminare su questo impalcato completamente aperto
come abbiamo detto, è una cosa molto complessa e ovviamente molto pericolosa. In ogni caso non deve essere una cosa rischiosa, cioè bisogna comunque applicare dei sistemi per mitigare il rischio di caduta. Qui è stato approntato questo sistema di linee vita costituito appunto da cavi d'acciaio tensionati tra putrelle che insistono sulle pile del ponte, quindi in sostanza un sistema che è totalmente indipendente dall'impalcato che è stato appunto ridotto nella sua rigidità. In questo modo non solo se l'operaio dovesse perdere l'equilibrio e cadere rimarrebbe quindi appeso a questo sistema di funi, ma anche nel malaugurato caso in cui una trave dovesse cedere, il sistema di funi non andrebbe appresso alla trave. Ora, queste funi non sono tese così semplicemente tra una putrella e l'altra, ma sono corredate da degli assorbitori, cioè delle grandi molle che fanno sì che nel momento in cui queste funi vengano messe in tensione da un corpo che viene appeso, questo corpo non subisca degli strattoni. In più i cordini che sono corredati alle imbragature, che quindi collegano l'imbragatura alla fune, sono anch'essi muniti di assorbitori. Questo fa sì che nel momento in cui appunto un operaio dovesse rimanere appeso alla fune, lo strattone che riceverebbe sarebbe minimo, quindi l'energia appunto della caduta verrebbe gradualmente dissipata e quindi non subirebbe nessun danno. Questi alle mie spalle sono i macchinari che subito dopo lo sparo inizieranno a ripulire il fondo del fiume. Prima delle operazioni è stata realizzata una batimetria del fondo e dopo le operazioni di pulizia si cercherà di riportare il fondo del fiume nelle stesse condizioni in cui è stato trovato. A questo punto la giornata è finita, sono andati a riposare, pronti poi domattina per riprendere il lavoro e alle 11 essere pronti per lo sparo. Siamo alla mattina dello sparo, il ponte è completamente caricato e tutti i collegamenti sono stati attentamente revisionati. Ovviamente mancano i detonatori che verranno installati tra pochi minuti. Ovviamente qui è stato predisposto un importante dispositivo di interdizione della zona e di controllo degli accessi. Gli inquilini delle case circostanti sono stati evacuati e in questo momento sono ospitati nel campo base. Quindi tra pochi minuti la Nitrex sarà pronta per sparare. In questo momento Roberto e Pasqua stanno installando i detonatori, mancano pochi minuti. Anche stavolta è andato tutto secondo i piani. Il ponte è venuto giù esattamente come era previsto nel progetto di demolizione. Al suo interno è stato trovato tanto ferro in barre lisce tipiche degli anni 50, ma anche un calcestruzzo estremamente friabile. Infatti c'è stato un po' più di lancio del previsto, che comunque non ha fatto grossi danni, a parte la mia videocamera, la Panasonic GH5S, che è stata centrata in pieno da un enorme sasso e si è fracassata. E ve ne parlerò in maniera più approfondita nel backstage, quindi l'unico grosso danno è il mio. Ora a questo punto io sono letteralmente cotto dal sole, dalla fatica, dalla stanchezza, però vi saluto, insieme a me vi salutano i tecnici della Nitrex, i ragazzi che mi sono stati vicini in tutta questa avventura, e ovviamente salutiamo la società cooperativa Costruire, che si occuperà anche della ricostruzione, e noi seguiremo anche il cantiere della ricostruzione, che sarà fatto in maniera molto particolare perché l'impalcato in acciaio Corten verrà spinto dalla sponda lato Padova fino all'altra parte, quindi con un varo lineare, e noi torneremo qui su questo cantiere per documentarlo. Salutiamo e ringraziamo Veneto Strade SPA, che è il gestore dell'infrastruttura, e io vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!